La 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 la. Partita doppia. L'arte come non l'avete mai vista né sentita. Alla Quadriennale 2020, Palazzo delle Esposizioni, Roma, Mondo, Universo. Un saluto da Luca Scarlini. Ci sono determinate persone che sono collegate più a delle memorie letterarie piuttosto che a dei mondi artistici, e questo è il caso di Ferruccio Ferrazzi, che crudelmente, come fanno i giovani, con scarsissimo desiderio di rispetto verso i padri e i loro maggiori, venne ribattezzato come Ferri Fazzi nella famosa narcisata di Alberto Arbasino. Assai rispettoso momento di racconto di una notte del Demi Monde, pubblicato nel 1964, in cui le Ferri Fazzi, da Ferruccio Ferrazzi, sono delle scatenate party goers che danno un party a cui tutti vogliono partecipare, ma l'invito è vietato. Ferruccio Ferrazzi faceva un proprio mondo d'espressione, talmente personale che gli ha inibito una categorizzazione nelle storie dell'arte, e perciò ha avuto molto successo in alcune fasi e è stato dimenticato crudelmente per tempi lunghissimi. Lorenza Trucchi raccontava negli anni Ottanta come la prima mostra che gli aveva dato giustizia si fosse tenuta alla Galleria dell'Oca a Roma dopo che egli era morto e dopo che aveva atteso lungamente una mostra retrospettiva che fosse un risarcimento dopo anni e anni di momenti in cui la sua arte era stata completamente ignorata. L'idolo del Prisma è, nella prima quadriennale del 1931, la perfezione dell'idea di Ferruccio Ferrazzi, un'opera che vuole darsi come una sintesi tra diversi movimenti artistici. Egli dice: l'idolo nel Prisma nasce da una notte alla Galleria a Milano, quando io ho visto una bambola meccanica in una vetrina di un negozio di moda insieme a Fortunato De Pero. Essa è la modernità, una bellezza preraffaelita, e il preraffaelismo è naturalmente il punto di partenza di Ferruccio Ferrazzi, proprio come quella straordinaria testimonianza preraffaelita che si trova a Roma, in Via Nazionale, a pochi passi dal Palazzo delle Esposizioni, in San Paolo, dentro le mura, i mosaici sublimi di Burne Jones gli permettevano di studiare da vicino. E preraffaelita era anche la sua modella favorita, la bellissima Orizia, figlia del ceramista Randone, che aveva riscoperto le tecniche delle terrecotte degli Etruschi. L'arte, dice Ferruccio Ferrazzi, è un linguaggio antico e moderno a un tempo, e quindi la critica detestò che quel corpo fosse così preraffaelita e quella struttura intorno, quella gabbia di cristalli, così severa, scintillante e crudele, come se fosse l'opera di due pittori che avessero posto insieme, per stranezza del fatto, due risultati antitetici in un'unica opera d'arte. Ma, come sempre, l'arte non ha regole che i critici possano stabilire, e Ferruccio Ferrazzi con quest'opera ebbe uno dei maggiori successi della sua esistenza e rimane come esempio perfetto dell'arte sua negli anni venti, tra le seduzioni del futurismo frequentato per qualche tempo per passione ed agitazione sociale e culturale, e la pittura metafisica di cui si dette come interprete esclusivo, portando dentro questa origine preraffaellita di signore bellissime, astratte e distanti. Fine.